Sì, ci sediamo, comodi, facciamo una lezione di yoga terapia. Oggi lavoriamo un po' sul diaframma. Ti vuoi metterti al sole, sai? Sì, allora, basta che vieni più avanti, ti metti anche qua. Sì, conviene stare sotto il sole. La differenza è... Vabbè, come vuoi anche. Sì. Lascio andare bene giù le spalle, rilasso bene la mandibola. Ok, facciamo solo dei piccoli cerchietti con il collo, con la testa, cercando di rilassare bene le spalle, di non portarci dietro le spalle. Quando senti qualche ostacolo, qualche zona in cui il collo ruota con più difficoltà, rallenta, addirittura puoi fermarti, regalati un respiro. E piano anche nell'altro verso. E piano ti fermi al centro. Solo le spalle ruotano avanti e su, dietro e giù. Inspiro avanti e su, espirando dietro e giù. Senti come le scapole si muovono sul piano costale. Senti anche come le mani forse non possono essere proprio ferme, vincolate, ma devono anche loro adattarsi, muoversi un po' per facilitare questo movimento. E piano ti fermi quando le spalle vanno dietro e giù. Buono. Ruotiamo sulla testa a destra e a sinistra. Ruota il capo, un po' di qua, un po' di là. Cercando di mantenere più o meno il mento parallelo al pavimento. Oggi andiamo a lavorare sul diaframma, su il principale muscolo respiratorio che abbiamo, ma è molto importante lasciare che tutta la catena cinetica anteriore, tutto ciò che va dal collo in giù verso la pancia, sia sciolto. C'è il collo libero, spalle rilassate. E piano dolcemente ti fermi al centro. Appoggia le mani indietro, in posizione comoda. Sposta il bacino in avanti, come creare un piccolo arco dietro la tua schiena e poi lentamente dietro. Solo questo piccolo movimento, antiverti il bacino e retroverti il bacino. Senti come cambia l'appoggio sotto il tuo bacino. E associamo a questo movimento il respiro. Inspiro, antiverti, vai in avanti. Immagina proprio una mano che ti spinge la zona lombare in avanti e espirando retroverti vai indietro. Le mani aiutano e piano piano associamo in maniera indifferenziata il movimento delle rachide toracico e rachide
cervicale. Quando la bassa schiena va indietro, anche la parte alta si curva, tutto si flette. Quando la parte bassa va in avanti, anche la parte alta, racchiude il toracico e il collo, si aprono in avanti. Perciò fletti tutto, fai una grande C con una concavità anteriore, poi fai una grande C con una concavità posteriore. E anche qui associa bene il respiro, come abbiamo visto prima, fuori l'aria quando ti fletti, inspiro quando estendi. Assicurati che le mani aiutino in questo processo, appoggia le mani dove vuoi, ma assicurati che siano utili le mani come dei facilitatori di questo processo. Associa bene il respiro. Continua il movimento con la parte bassa della schiena, ma differenziamo la parte alta della schiena. Quando la parte bassa va indietro, la parte alta della schiena va in alto, perciò facciamo una S, non più una C. Quando la zona lombare va in avanti, la parte alta, la parte toracica e la parte cervicale si flette avanti. Quando la zona lombare si flette, la parte alta si estende. Quando la parte bassa si estende, la parte alta si flette. Facciamo sostanzialmente delle S, ovviamente speculari, l'una rispetto all'altra. Il respiro lo comanda la parte bassa. Quando la parte bassa va indietro, perciò va in flessione, fuori l'aria. Quando la parte bassa va in avanti, in estensione, inspira. Non è un esercizio semplice, perciò prendi il tuo tempo. E piano dolcemente ti fermi. Sì. Oh. Appoggia le mani indietro, ce l'hai già dietro, libera i piedi. No, ok. Abbiamo liberato un po' la colonna, abbiamo liberato un po' le spalle, la testa. Liberiamo un attimo le anche. Fletti un attimo le caviglie, le ginocchia e facciamo dei cerchi con le caviglie, con le ginocchia, ma soprattutto con le anche. Sì. Dei movimenti esplorativi. Parti proprio con l'idea di lasciarti modificare dal movimento. Perciò non l'idea proprio di fare, di andare in produzione e basta, ma lascia che il movimento ti modifichi. E ovviamente qua devi partire da una tua predisposizione mentale, nel senso che lasciare che l'azione che stai facendo cambia. Conviene tenere le ginocchia un po' flesse, non andare mai in completa estensione. Tenere un po' flesse le ginocchia, quasi punto fisso sui talloni e fare dei cerchi. Sì. Buono. Senti come l'anca lavora. E piano ti fermi. Buono. Distendi le gambe. Sciogli un attimo. Sciogli, sciogli, sciogli. E piacere di portare la schiena più o meno perpendicolare. Andiamo dolcemente in torsione. Una mano avanti, una mano dietro. Schiena lunga, lunga. Anche rilassate. E andiamo in torsione. Resta qui qualche respiro. E in questa posizione facciamo dei bei respiri addominali, la pancia si gonfia e la pancia si sgonfia.
Enfatizziamo bene l'espiro fuori tutta l'aria, come se volessi buttare fuori l'ultima goccia d'aria, risucchiando bene la pancia. E poi lasciamo la prima fase dell'inspirazione libera. Lascia che l'aria entri senza forzare. E solo quando l'aria non entra più, inspira in maniera attiva. Perciò fuori tutta l'aria, risucchia bene la pancia. Poi lascia entrare l'aria in maniera passiva. Poi quando l'aria non entra più, si raggiunge il punto di uguale pressione, gonfia bene la pancia. Fuori l'aria, strizza bene la pancia. Inspiro, lascia entrare l'aria. Senti che non devi fare niente, basta aprire le vie aeree e poi invece gonfia bene la pancia. Perciò è una respirazione in tre fasi. Fuori bene tutto, succhiando la pancia. Poi inspira in maniera passiva, lascia che l'aria entri. E poi successivamente inspira in maniera attiva. E piano torna al centro e cambia. Una mano avanti, una mano dietro. Resta qui un attimo. Mani in appoggio, anche rilassate. Schiena lunga, mento parallelo al pavimento. L'aria se poi entra ed esce attraverso le narici. Facciamo questa respirazione che consiste nel far uscire bene tutta l'aria, parti da là. Strizza bene la pancia, risucchia bene l'ombelico verso dentro e verso l'alto, ciò che viene chiamato Uddiyana Bandha, che vuol dire volare verso l'alto. Spingi bene il diaframma in dentro e in alto, poi piano piano lascia entrare l'aria, non devi fare niente, basta aprire le vie aeree, l'aria entra per differenza di pressione, dopo un certo punto non entra più l'aria e devi inspirare e gonfia la pancia. Fuori l'aria in maniera attiva, strizza bene tutto, porta l'ombelico in dentro in alto. Poi piano lascia entrare l'aria da sola e poi gonfia la pancia. Cerca di fare questo esercizio con un'intensità giusta, come si dice nello yoga. Perciò non troppo, ma neanche essere troppo pigri. Cerca di lavorare in un'area di lavoro dove ci può essere anche l'ascolto, c'è un po' di lavoro, ma non c'è fatica eccessiva. E piano, lascia che il corpo ritorni al centro. Buonissimo. Ok. Appoggia le mani indietro, piega le ginocchia, appoggia bene i piedi. Cioè, è andato via il sole. Così quando tornerà lo apprezzeremo di più. Lascia cadere giù le ginocchia da un lato, lascia ruotare il tronco dall'altro lato. Resta qui, senti la torsione. Ti chiedo di sentire prima di tutto la torsione a livello delle, diciamo, della parte scheletrica, delle ossa, delle rachide. Senti proprio le vertebre che ruotano, il bacino, l'anca, il collo. Poi piano piano porta l'attenzione ai tessuti molli, ai visceri. E poi ti chiedo di osservare il tuo respiro spontaneo in questa posizione qui. Dove spontaneamente va l'aria quando siamo in questa sorta di torsione. In questa posizione il diaframma si muove in maniera asimmetrica. Il diaframma viene mosso da quattro pilastri diaframmatici, quattro muscoli, quattro ventri muscolari che trazionano il diaframma.
E in questo caso due sono messi in scarico e altri due invece vengono messi in tensione. Perciò senti chiaramente che la cupola diaframmatica si muove in maniera particolare. E poi anche qui l'esercizio che abbiamo fatto prima, fuori l'aria, risucchiando bene l'ombelico, facendo Uddiyana Bandha. Porta l'ombelico verso dentro, verso l'alto, facendo uscire fino all'ultima goccia d'aria, poi lascia entrare l'aria da sola, quello che viene, e poi inspira in maniera volontaria. Fuori l'aria, fase attiva, prima fase dell'inspirazione passiva, seconda fase dell'inspirazione attiva. Fuori l'aria, risucchia bene l'ombelico. E poi continua con il tuo respiro. E piano lentamente torna al centro. Ovviamente se hai bisogno di vestirti, se senti freddo, vestiti. Quando si fa yoga terapia tendenzialmente il lavoro è molto sottile e conviene stare bene al calduccio. Lascia cadere piano le ginocchia dall'altro lato. Io ad esempio ho due paia di pantaloni, non lo vedete, ma qua c'è un altro paio sotto, un paio. Voglio stare al calduccio. Lascia cadere giù le ginocchia. Sì, allunga bene la colonna, osserva che la parte lombare va dolcemente in estensione e già di per sé questa postura è una postura che va a decomprimere il tratto basso della schiena. La testa guarda dall'altro lato. Porta l'attenzione alla parte scheletrica, cosa fanno le ossa. Ti invito a non forzare eccessivamente la postura. Lasciati un margine di manovra. In altre parole, dovresti poter andare un po' di più in torsione se vuoi. Perciò rimani in un'area di lavoro comoda. Poi piano porta l'attenzione alla parte più molle, tessuti molli, visceri. Senti chiaramente che un lato, il lato dove le ginocchia cadono, dei pilastri diaframmatici è ben teso, è lungo, viceversa l'altro lato, il lato dove è ruotata la testa, tutti i pilastri diaframmatici sono invece un po' accorciati. E ti chiedo di portare l'attenzione al tuo respiro spontaneo all'inizio, osserva dove va l'aria spontaneamente. E piano lo facciamo invece. Andiamo verso una respirazione invece consapevole. Fuori tutta l'aria, strizza bene tutto. E poi lascia entrare l'aria in maniera passiva. E poi inspira in maniera attiva. E quando vuoi torna al centro. Buono. Apri bene le ginocchia verso fuori, porta un po' il tronco in verticale, dondola. Rilassa tutto. Guardati intorno, guarda il cielo. Il cielo è sempre interessante, vero? Anche dal punto di vista pittorico, no? Ovviamente non esiste un cielo uguale a un altro, c'è sempre un po' di cambiamento. E piano continua con questo movimento. Devi scappare via.
e lasciamo andare giù il tronco. Continua a dondolare, testa pesante. Piano, essenzialmente il dondolio si smorza e piano rimani pesante in avanti, testa pesante, gomiti cadenti. E in questa posizione qua ti chiedo di fare dei bei respiri, stavolta inspirando quella parte toracica, con le tue scapole, quella parte che sta dietro la tua schiena. Gonfia bene questa zona qua. Piano, aiutati con le mani, vieni su. Le mani scivolano sulle tibie, sulle ginocchia, vanno dietro verso il bacino, appoggia bene le mani, piedi verso il cielo. Metti le mani in una posizione comoda da poter spingere. Spingi con i piedi, spingi con le mani, piano vieni su. Col bacino. Tutti i piedi ben appoggiati, perciò non solo i talloni, non solo il bordo esterno, non solo le ditina. Se non hai problemi al collo, lascia cadere anche il collo dietro. E in questa posizione ti chiedo di fare dei bei respiri con il torace, con le coste. Gonfia bene le coste. E piano giù, buonissimo, ok. Lo facciamo in maniera dinamica, inspiro su, espirando piano giù, inspiro su, porta l'aria fino a bene le coste, espandi bene il costato, espirando giù, risucchia bene l'ombelico, guarda l'ombelico, inspiro su, espandi bene il costato, espiro giù, e risucchia l'ombelico, inspiro su, espirando piano giù, buonissimo, resta giù, incrociamo le tibie, sposta il peso in avanti, e un bel gatto. Resta qui, un bel gatto. Mani proprio sotto le spalle, ginocchia sotto il bacino, muovi un po' il bacino, un po' a destra, un po' a sinistra. Proprio scodinzola. E anche la testa va un po' a destra e un po' a sinistra. Tipo il movimento di un serpente, di un coccodrillo, di un rettile che fa delle S con la sua schiena e queste S, queste curve sono sul piano frontale. Piano, la testa inizia a guidare il movimento e tutta la colonna un po' segue, veramente come un serpente che avanza. Senti tutta la colonna come un trenino che segue. Assicurati che tutti i vagoncini siano ben separati, ben mobili l'uno rispetto all'altro. E piano quando vuoi ti fermi.
Vai con il bacino verso i talloni mentre le mani vanno in avanti. Lascia cadere bene giù i gomiti. Appoggia la testa. Testa pesante, gonfia bene la pancia e sgonfia la pancia. In questa posizione ci regaliamo dei bei respiri addominali, gonfia e sgonfia la pancia. Associamo un piccolo movimento, una piccola attivazione del pavimento pelvico. Quando l'aria esce, attiva bene anche il pavimento pelvico, risucchia bene, stringi bene tutti gli sfinteri. Invece quando l'aria entra, rilassa bene tutto. Piano, solleva la testa e un bel gatto. Ok. Facciamo proprio un esercizio, un bel gatto. Facciamo tigre, arca la schiena, un bel gatto, arrotonda la schiena e poi ci fermiamo una sorta di via di mezzo, una posizione neutra. Perciò la schiena non è né arcata né in flessione, ma una specie di tavola. Sì. Andiamo tutti su con la mano destra a toccare il cielo. Lateralmente, la mano esce lateralmente e va su. E restiamo qui qualche respiro. Non è una posizione semplice, senti che va in tensione tutta la catena crociata. E qui ti chiedo un bel respiro con il torace. E piano giù. L'altra manina su, la mano che resta sotto spinge proprio, spingi bene. Il movimento avviene attorno alla spalla che sta sotto e vai su. Sguardo bene al palmo della mano. Allungati bene. Bei respiri con il torace. E piano giù, buono. Facciamo tutti gamba sinistra, esce fuori, esce diciamo dietro, la sollevi, la gamba sinistra tutti così facciamo, così quando dico destra mano sarà per tutti destra mano. E poi la gamba piano esce lateralmente e la appoggi giù. La posizione è questo tipo, sì. Ovviamente qualsiasi problema, se ti prende il crampo, qualsiasi cosa, lascia la gamba un po' indietro, non avere nessuno scrupolo, eccoli. E da questa posizione qua, con la mano destra, ricordati, allora spingi bene giù la mano sinistra, fai perno sulla spalla sinistra e vieni su con la mano destra. Sì. Beh, respiri, allungati, cerca spazio, non comprimerti, cerca libertà, cerca di slegarti. Immagina che qualcuno ti abbia legato. Sono i tuoi legamenti, i tuoi tendini, le tue strutture. Cerca di slegarti, di liberarti. Lo yoga è questo, cercare libertà. E anche nel respiro. E piano giù. Buono. Solleva la gamba sinistra. E un bel cerchietto. E piano giù. Allunga la gamba destra. La sollevi. Fai una sorta di un quarto di circonferenza o quanto vuoi, quanto riesci e appoggi giù. Se questa posizione ti dà un crampo, un problema, lascia il piede molto più indietro, non aver scrupolo e lasci lì. Spingi bene giù con la mano destra e vieni su con la manina sinistra. Sguardo bene la mano, bei respiri. E piano giù. Solleva la gamba, allungati e piano giù.
Se andavamo a Lisert facevamo prima. Non sono tutti qua. Ma girano in tondo poi. Vabbè. Sì. Andiamo con il bacino verso i glutei. Lì. Lascia cadere bene giù i gomiti, lascia cadere bene giù le spalle. E qui facciamo questo respiro. Inspira gonfiando le coste ed espira risucchiando bene l'addome. Inspiro, gonfia le coste, apri il pavimento pelvico, espira, risucchia l'addome e chiudi bene il pavimento pelvico. Piano solleva la testa e un bel gatto. Posizione della tigre, punta i piedi. Sì. Spingi con le mani, cane a faccia in giù. Facilitato dai ginocchia piegate. Fai un bel no con la testa, ruota la testa un po' a destra, un po' a sinistra, svita la testa, lascia cadere giù la testa. Non aver paura, intanto la testa non cade così facilmente, lascia andare tutto, lasciala pesare. Il collo gradisce tantissimo questi esercizi, dove la testa pesa e queste strutture si allungano. Piano. Cammina con le mani verso i tuoi piedi, le mani vanno lentamente indietro, piccoli passi. Con le mani ti vincoli sulle caviglie e piano distendi le ginocchia inspirando e espirando fletti le ginocchia. Inspiro, distendi le ginocchia quello che puoi. Espirando fletti. Continuo con il tuo respiro. Lascia sempre pesare giù la testa, le spalle, il tronco. E piano mi fermo se posso con le ginocchia distese. Le mani risalgono praticamente dall'achilleo su, dietro i polpacci, cavo popliteo, dietro delle cosce, bacino, bassa schiena. Assicurati di avere la bassa schiena coperta, ti metti bene la maglia su, incrocia le dita delle mani e distendi bene i gomiti. Resta qui qualche respiro. Testa pesante. Respiri lunghi e sottili attraverso le narici. Piano piega le ginocchia, lascia andare le mani sui glutei, poi le mani scivolano sul bacino, sulle cosce, fino alle ginocchia. Inspiro, spingi con le mani, tieni le ginocchia flesse e guarda il cielo, arca la schiena, una specie di tigre. Espirando gatto, arrotonda la schiena mantenendo le ginocchia flesse. Inspiro tigre, se vuoi fare un grande regalo alla tua schiena, spingi bene con le mani sulle ginocchia, espirando gatto. Spingi bene con le mani, con le ginocchia flesse, ma tanto peso. Inspiro lì. Es.
Inspiro, arca bene la schiena, guarda il cielo. Espirando, arrotonda. Rimani con la coda tra le gambe e lentamente vieni su, una vertebrina alla volta. Lascia scivolare bene giù le spalle, mento parallelo al pavimento, piedi bene in appoggio, risucchia l'ombelico. Inspiro, le braccia escono, vanno verso il cielo, guarda le mani su. Le braccia solo disegnano un cerchio enorme, lo sguardo va all'orizzonte. Solo questo un paio di volte. Inspiro, su, sguardo le mani. Ridisegna un cerchio, sguardo all'orizzonte. Attiva bene l'ombelico, continua a spingere bene con i piedi. Inspiro, su. Espirando piano, sguardo all'orizzonte. Sì. Appoggia le mani dietro la tua schiena. Le mani scivolano e vanno dietro la tua bassa schiena. Proprio in questa zona di confine tra zona lombare e bacino. Avvicina bene le scapole. Spingi bene con i piedi. Attiva l'addome. Spingi il pube in avanti. Gomiti vicini. Guarda il cielo. E qui ti chiedo di bei respiri con il torace. La testa non è proprio lasciata andare indietro, è lungo il collo. Spingi bene con le mani avanti, spingi bene con l'ombelico indietro. E piano, torno. Ok. Lascia le mani qui un attimo. Uno degli esercizi migliori per posizionare gli organi interni e questa sensazione qui. Appoggia le mani sulla tua bassa schiena. Sì. Poi a livello del quadrato dei lombi, proprio dal punto di vista anatomico. Lì. E poi piano piano, senza fare movimenti, perciò non è un movimento, non è una retroversione di bacino. Devi immaginare gli organi interni che spingono contro le tue mani. Per fare questo devi attivare gli obliqui ed il trasverso. Proprio cerca di spingere gli organi interni verso le tue mani. Senti che non cambia forma la tua schiena, ma cambia l'organizzazione di tutto ciò che c'è dentro l'addome, la pancia. E mantenendo questa attivazione, questa spinta, facciamo dei bei respiri. Senti che il diaframma non può scendere liberamente perché c'è l'attivazione di questi muscoli che bloccano un po' la discesa del diaframma, ed è corretto che sia così. Senti che il respiro si sposta a livello costale. E piano lascio. Buono. Inspiro, guarda le mani. Ti tuffi in avanti, piega le ginocchia quanto vuoi, appoggia le mani davanti, ai piedi cammina in avanti, è un bel gatto. Spingi il bacino avanti, un po', avvicina un po' le tue scapole, attiva l'addome, proteggi la tua schiena e guarda un po' verso l'alto. Addome attivo, perciò non lasciare andare la pancia in giù, l'addome è attivo, spingi il pube in avanti. Spingi con i piedi se vuoi e stacca anche le tue ginocchia. Addome attivo, espirando l'addome diventa attivissimo e piano piano gatto bambino. Piano solleva la testa, un bel gatto. Vieni avanti con il bacino, spingi il pube in avanti. Se hai le mani troppo vicino alle ginocchia, devi mettere le mani un po' avanti, deve avere un po' di spazio, spingi bene il pube. Attiva l'addome, non devi sentire niente a livello della tua schiena, addome attivo.
lì. Solleviamo tutti la gamba destra e la portiamo oltre, per quello che posso, oltre la gamba sinistra. Lascia che il corpo un po' ruoti, lascia che il bacino ruoti, lascia che tutto si adegui. Quello che va, va. Se vuoi spinge anche con i piedi, solleva le ginocchia. Devi avere la gamba sottotesa. Gamba sottotesa. Tesa, 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 tesa. Lascia che il corpo si ruoti, non è una posizione simmetrica. E piano torno, gatto, bambino. Piano torna gatto, lascia le mani ben avanti. Non puoi fare quello che facciamo se hai le mani troppo vicino alle ginocchia. Le mani devono essere sotto le spalle o un po' davanti alle tue spalle. Spingi il bacino avanti, attiva l'addome se vuoi sollevarti la schiena. Perciò l'addome attivo, il pube in avanti. Perciò non lascio cadere giù tutto, eh. Addome attivo, pube in avanti, mani in spinta. Spingi con i piedi, solleva se vuoi. Stacca la gamba sinistra e vai oltre. Lascia che il corpo ruoti, eh. Non tenerlo fermo, non tenerlo fisso, non cercare di stare al centro, lascia che il corpo ruoti in direzione della gamba sinistra. Bei respiri e piano torno. Okay. Questo è uno stretch selettivo per i pilastri diaframmatici. Piano vai indietro, verso il bacino, un bel gatto. Piano torna su, testa, spalle, testa e gatto. Sì. Gamba destra. Fuori e lì. Vieni su con le mani e ci mettiamo così. Ok. Sì. Come ai vecchi tempi quando facevamo Pilates. Questo è un esercizio in realtà che proprio Josef Hubertus Pilates l'ha rubato dallo yoga, ma è un esercizio in realtà di yoga terapia. Senti che qualcosa si chiude qua, lascia che si chiuda. Senti qualcosa che si apre qua, lascia che si apra. L'idea non è andare proprio a chiudere, ma cercare spazio sia di qua che di qua. E piano la mano della gamba, la mano sinistra va su, la mano destra va un po' giù. Con la mano destra, senza farti male, puoi spingere un po' verso giù. Ovviamente non troppo, perché comunque il ginocchio è una struttura delicata. Cerca bene spazio qua e anche spazio lì. Bei respiri, sì, allungati. E piano torno. Stavolta la mano sinistra va un po' giù, lì, in linea un po', e la mano qua. Senti che si apre qui. La zona che un po' si era chiusa. Cerca di respirare un po' con le parti laterali, con tutta la parte laterale del costato. Come se qualcuno ti tirasse su, piano piano su, e torna. Ok. Transizione difficile, stacca il piede, e lì. Ah, ok. L'altra gambetta fuori. Se vuoi parti da qua, senza problemi. Ti organizzi bene e poi piano piano vieni su. Andiamo a chiudere un po' quest'angolo e aprire bene quest'angolo qua. Porta bene il respiro qua. Sì. Ovviamente è un po' una flessione laterale, lascia che ciò avvenga. Non viverlo solo come uno stretch dei grandi muscoli, perché ovviamente si sta un po' tirando il medio gluteo, il tensore della fascia lata. Pensa invece proprio a cosa senti vicino alla tua colonna, che sono i pilastri diaframmatici. In questo caso i due pilastri diaframmatici di destra
vengono allungati e piano torno, sì. Appoggia la mano, conviene appoggiare la mano proprio in linea tra piede e ginocchio, continua questa linea ipotetica, appoggia la mano lì da qualche parte e guarda su. E mentre sei qui, non accasciarti indietro, ma cerca di spingere proprio questa zona verso l'alto. Come se qualcuno ti tirasse su, vieni su, 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 su. E piano giù. Con eleganza, per il momento siamo in una posizione di equilibrio molto precario. E lì. Sì. Appoggio le ginocchia indietro, se posso. Tutti comodi qua? Sì. Non è scontata questa posizione. Appoggia le mani indietro. Anche molto indietro. Decidi un po' te, dove va, spingi il bacino in alto e se vuoi lascia cadere la testa indietro, se hai problemi al collo invece guardi in avanti. Senti qualcosa che tira a livello delle cosce, il retto femorale è strettamente connesso con il diaframma. Allungalo, allungalo. E piano torno. Buonissimo. E lì. Poggia le mani avanti. Incrociamo le tibie o come vuoi andiamo a sederci. Qualcuno ha forse un orologio? Sì. 11:51, giusto bene, ok. Sì. Distendi le ginocchia, cammini in avanti. Muovi bene il bacino. Avanti, avanti, avanti. Piega le ginocchia, mani sulle ginocchia, allunga la schiena, apri l'angolo, arrotonda la schiena, proprio senti il sacro come un cucchiaino che va dentro la sabbia. Io proprio lo sento, il sacro che fa questo movimento qua, sotto la sabbia e solo poi cerchiamo di andare giù senza prendere velocità. Se per caso prendi velocità, cosa fai? Torni indietro e ripercorri lentamente. Ok. Appoggia giù giù, appoggia tutte le vertebre toraciche. Sono 12, le puoi sentire chiaramente tutte 12. Proprio le senti. Poi appoggia giù sostanzialmente le scapole e l'occipite. Ovviamente non puoi appoggiare giù le vertebre cervicali, a meno che non hai proprio una forte rettificazione patologica del collo, perché le vertebre cervicali tendenzialmente non toccano il pavimento. Muovi, o meglio, rotole un po' a destra, un po' a sinistra. Guarda il cielo. E piano mi fermo, buono. Appoggiamo la mano destra, perciò tutti quanti la mano destra sul ginocchio destro e poi la mano destra va un pochino verso la tibia, perciò sulla parte diciamo verso la caviglia del ginocchio. Viceversa la mano sinistra sul ginocchio sinistro, ma invece la mano sinistra va sul quadricipite, sulla parte anteriore della coscia sinistra. E semplicemente le mani sono aperte, perciò sono mani che spingono e spingiamo con la mano destra la tibia verso il petto e con la mano sinistra il quadricipite verso il piede. Lo facciamo in questa modalità. Inspiro, non fare niente. E espirando spingi, spingi, spingi. In realtà non c'è movimento, c'è solo spinta. La tibia spinge contro la mano, il quadricipite contro la mano sinistra. Inspiro, lascia. Espiro, spingi. In maniera molto attiva, inspiro, lascia, espirando spingi, spingi, inspiro, lascia, espirando spingi,
e piano lascio. Cambio la mano destra sulla coscia destra, sul quadricipite di destra, la mano sinistra sulla tibia di sinistra. E anche qui sono mani che spingono. Inspiro, non faccio niente, spingi, spingi, spingi. Inspiro, lascio. Spingi. Lascia. Spingi. Inspiro, lascia. Spingi, spingi, spingi. E piano giù. Appoggia i piedi. Se vuoi, distendi le ginocchia e appoggia le mani sulla tua pancia. Massaggia un po' la pancia. Senti che molto probabilmente qualche zona è più palpabile, altre zone sono più dolenti. Se una zona è intrattabile, come si dice tecnicamente, nel senso che quando appoggi le mani e spingi un po' ti fa proprio male, allora è il caso di farsi qualche domanda. L'addome deve essere tendenzialmente palpabile, sempre, tutto. E poi andiamo ad assaggiare tutti questi tessuti che vanno sostanzialmente in questa zona di confine tra addome e costato. Senti chiaramente che quando vai su verso le coste, a un certo punto senti questa catena montuosa, che sono le ultime coste, e vai proprio a massaggiare, assaggiare tutti questi tessuti che sono in questa zona di confine. Cerca di andare a trattare sia vicino allo sterno, perciò la parte mediale, e sia anche ben lateralmente. Dove a un certo punto sentirai degli spuntoni ossei che non sono nient'altro che le coste fluttuanti, le ultime coste, la dodicesima, l'undicesima, che sono le coste che poi non si fondono con le altre coste. Se puoi vai anche un po' sotto il tessuto, cioè vai a massaggiare un po' anche la parte, come se tu volessi andare a toccare la parte interna delle coste. Stiamo massaggiando la cupola diaframmatica. In questa zona dove noi abbiamo le mani si inserisce il diaframma, la parte tendinea, il centro frenico del diaframma. Ed è bene che sia sì un po' fibroso, ma non troppo fibroso. E piano lascia andare tutto giù, lascia cadere le braccia. In questa posizione facciamo risuonare un Om. Lascia che questa vibrazione rimanga dentro i tessuti. Senti questa vibrazione che continua. Come quando vai a suonare una corda di una chitarra, vedi che inizia a vibrare e genera suono, dopo un po' non senti più il suono, ma lei continua a vibrare. E piano ci spostiamo su un fianco e ci mettiamo lentamente in posizione seduta.
rilassa bene le spalle. Rilassa bene la gola. E facciamo risuonare anche qui un om. Occhi chiusi, spalle rilassate, lascia un paio di respiri spontanei, osserva cosa è cambiato, abbiamo lavorato in maniera molto specifica, in realtà su alcune strutture che sono molto profonde, ma sono strutture che sono vitali per le azioni di tutti i giorni, come il respiro, come la digestione, come la stabilità della bassa schiena. Mani davanti al cuore. Namaste.